Giulia Capocci è reduce dai mondiali di tennis in carrozzina che si sono svolti a maggio in Sardegna. Non proprio benissimo, visto che siamo arrivati decime quest'anno tra le migliori 12 del mondo che hanno fatto questa competizione, però bella esperienza comunque, sempre un onore portare la maglia della nazionale. E adesso mi sto preparando per i primi tornei su Terra Rossa, che sono i campionati italiani a Bassano del Grappa e l'Open in Francia a Île-de-Ré. Quindi sono due tornei abbastanza importanti, che poi subito dopo comunque seguirà un altro torneo, che è l'Open di Francia a Parigi. Quindi insomma un giugno molto, molto pieno. Il grande sogno di Giulia Capocci resta quello di partecipare ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020. E chiaramente il fatto che comunque siamo anche ancora 4 anni è abbastanza difficile come obiettivo, proprio perché è difficile mantenere sempre la concentrazione a livelli altissimi. Però dai, la stagione è iniziata bene e siamo tutti abbastanza contenti. Ora vediamo un po' come procede, che questo insomma è un periodo abbastanza importante, quindi vediamo un po' con questi tornei francesi che quest'anno vado a fare, che sono di classifica alta, quindi vediamo un po', dai. Giulia si allena tutti i giorni con passione e dedizione. La mia giornata tipo è una sveglia abbastanza presto la mattina per venire qua ad Arezzo e allenarmi almeno sulle 2 ore e mezza, 3 al giorno, in base a poi se ho solo tennis o anche la preparazione atletica, e questo fatto tutti i giorni della settimana, quindi tranne il sabato e la domenica in cui mi riposo. Però diciamo che generalmente, se non sono via per tornei o per eventi eccetera, sono qua ad Arezzo tutti i giorni, 3 ore al giorno. Do un grande grazie a Estra, proprio perché ha voluto credere in me, nel mio progetto, e questo è una bella cosa da parte di un'azienda così importante. E niente, spero di questi 4 anni, comunque sia con poi il risultato finale delle Olimpiadi, di metterci tutto quello di cui insomma tutti quelli si aspettano, tutti gli altri si aspettano, e anche un modo insomma per ringraziare Estra in particolare.